Eccoci qua. Benvenuti ancora una volta nello studio di casa mia per una nuova tappa di questo nostro settimanale percorso sull'analisi delle emozioni e delle sensazioni e dei sentimenti che cambiano durante questo lungo periodo di quarantena. La musica che sentite o non sentite, non lo so come vi arriva in sottofondo. Ancora una volta sono i Pink Floyd, che io amo, e questa volta c'è On an Island. On an Island significa un'isola e dà l'idea, insomma, di isolamento, di separazione, praticamente un po' quello che stiamo vivendo. Abbiamo affrontato il problema della solitudine qualche riflessione fa. Ci sentiamo tutti quanti un poco come isole, soffriamo di questa cosa, altri no, dipende da cosa facciamo, da come ci riempiamo. L'importante è non rimanere mai soli con i nostri pensieri. Ecco, questo è un problema, soli con i nostri pensieri. Però questa volta vorrei parlarvi di pazienza, della pazienza. Dunque, vediamo subito. Noi come umanità, non soltanto come italiani, stiamo dando fondo a tutta la nostra pazienza. Forse noi italiani un poco di più, perché abbiamo tanta pazienza nei confronti della confusione che ci stanno i nostri governanti ingenerando con queste regole non tanto chiare, non tanto definite. Non voglio dire definitive, perché non si sa mai, questa quarantena non finisce mai. Insomma, abbiamo molta pazienza nei loro confronti, però abbiamo anche molta pazienza nei confronti del virus, perché è meglio andarci cauti. Abbiamo molta pazienza anche pazienza per e nell'acquisire nuove abitudini che ci stanno salvando la vita. Diciamo che la pazienza è una sorta di DPCM, cioè di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Se non ce l'abbiamo, ce la dobbiamo dare per forza. È vietato scantonare, è vietato sbarellare. Allora, le nostre abitudini stanno cambiando e le terremo modificate rispetto al pre-virus, diciamo, insomma, rispetto a gennaio, le terremo cambiate, modificate per molto tempo. Molte cose non torneranno più come prima, cambieranno definitivamente. Io spero che ci siano cose che cambino davvero e per sempre, tipo, non so, l'abolizione della burocrazia, lo snellimento del mercato del lavoro, ma esulano un poco dal nostro discorso. In ogni caso, stiamo dimostrando pazienza perché diventeranno giustificate e giustificabili le idiosincrasie di chiunque, le nostre, quelle degli altri, le intemperanze degli altri, le nostre scortesie, quelle che educazione e bontona avevano dissimulato finora. Ci vuole pazienza. Noi affrontiamo questa quarantena, la pandemia da Covid-19, come una specie di catalizzatore di reazioni ed emozioni. All'inizio erano tutte emozioni buone, solidarietà, orgoglio, cordoglio. Adesso invece non tanto, e si stanno catalizzando delle emozioni negative, perché questo periodo di quarantena, come tutte le emergenze che limitano le persone, diventano una sorta di megafono per i nostri tratti psicologici peculiari. Se siamo belle persone, brave persone, questo emergerà con più evidenza. Se non lo siamo, purtroppo emergerà in particolar modo questo tratto. Lo dico perché sarà capitato anche a voi, sarà a me sì,
anche perché vado al lavoro a turni, ma vado, e come voi faccio la fila alle farmacie, ai supermercati. Ebbene, man mano che passa il tempo, queste file sono sempre più scostumate. C'è gente che veramente sbarella per niente. Infatti io, se penso che devo andare al supermercato o alla farmacia, devo fare una fila lunghissima, non tanto per il tempo quanto per quello che devo vedere, ascoltare, a volte preferisco non andarci. Stiamo dando, man mano che si allunga questo periodo, stiamo dando il peggio. Per quanto noi possiamo avere la pazienza, oltre alla pazienza ci vuole anche un poco di buon senso, di ragionevolezza nel considerare che non siamo i soli. Per quanto siamo abituati, quindi la solitudine ci isola anche l'orizzonte più prossimo, dobbiamo avere ancora più pazienza. Le cose cambiano, le file dobbiamo imparare a gestire le file. Noi non siamo come gli inglesi, non vogliamo, se possiamo facciamo i furbi. Su due file con parallele ci sta sempre quello che vuole stare con un piede in una o nell'altra per fare più in fretta. Ma vabbè, ok. Perché dico questo? Perché le nostre personalità non sono solo quelle che ci appartengono, ma sono anche quelle peculiari o comuni o diffuse a dove stiamo. Si è sempre detto che, per esempio, un meridionale generico va abituato a parcheggiare come crede, in una città ordinata, va, mettiamo in Svizzera, per non impara a parcheggiare bene. Se per strada buttiamo il mozzicone, a Lugano non lo facciamo. Se per strada il nostro cane sporca, qui difficilmente uno su tre raccoglie. Se fossimo, che ne so, a Berna, ci comporteremo diversamente. Quindi è importante, purtroppo conta nella psicologia sociale anche il dove si sta, non soltanto chi si è e quali sono i nostri fondamentali di educazione, bonton, garbo e così via. Molti di noi, per esempio, sono stati abituati, non so, alla rapidità di reazione, il che non è sempre buono. Per esempio, ci sta un famoso test psicologico, si chiama il test dei marshmallow. Marshmallow sono quella specie di caramelle grosse, grosse, gommose, troppo dolci, a me non piacciono, che però vanno, insomma, sono un dolce classico, chimico, statunitense. Sono tipici, si mangiano specialmente durante Halloween. I ragazzi li mettono su un bastoncino, li riscaldano come se fossero spiedini e si fondono, lo zucchero si fonde, si caramella. Devo dire la verità, io li trovo disgustosi, però si appiccicano sui denti, vabbè. Allora, ci sta questo test dei marshmallows, è stato condotto negli Stati Uniti, che ha una serie di scuole di psicologia piuttosto importanti, e consisteva in questo: a turno dei bambini venivano lasciati soli in una stanza con un bel paniere di marshmallow. Veniva detto loro che se riuscivano a resistere, a non prendere il marshmallow prima che tornasse l'insegnante, ne avrebbero avuti due, tre, quando fosse tornata, per vedere un poco questi bambini che tendenza avevano, se avevano pazienza. E insomma, ci stavano dei bambini che se ne fregavano, quindi la reazione emotiva immediata di prendersi il marshmallow, poco maledetto e subito. E poi invece c'erano bambini che ci riflettevano, avevano più pazienza, resistevano. Quando tornava l'insegnante, ne
ne avranno avuti di più, quello pattuito, ecco, poteva essere sicuramente più di uno. Questo che cosa dimostra? Dimostra due cose. Uno, che i bambini che dovevano pazientare si impegnavano a fare qualcos'altro per non pensare ai marshmallow che li tentavano. Due, che la pazienza può essere anche appresa. E come si apprende? Per sopportare l'attesa o per resistere alla tentazione dei marshmallow, i bambini si impegnavano in qualche altra cosa. Non so, disegnavano, guardavano fuori dalla finestra, prendevano un giocattolo. Ma la stessa cosa possiamo fare noi. Invece di stuzzicare, logorare la nostra pazienza, rimuginando quanto finisce, stiamo male, la fila... questo vale. Possiamo fare altro. Ecco perché, e si spiega, tutto il mondo si è dato all'impastare, a cercare il lievito madre, a fare dolci, a cucinare di più. Poche persone, vabbè, ma questo non conta, poche persone magari si sono messe a dipingere o a scrivere, ma non è questo. L'importante è impegnarsi, perché rimanere da soli con i nostri pensieri ci danneggia. Ci vuole pazienza. La nostra antropologia, la nostra filosofia di strada, tutta quanta partenopea, ci ha sempre invitato, ci hanno detto, ci sono molti detti nella pandemiologia meridionale, c'è pazienza, bisogna avere pazienza, la pazienza si impara, la pazienza deve essere aiutata. Il metodo lo troverete voi, l'importante è che non vi abbuffiate di marshmallow. E con questo ci vediamo alla prossima puntata.